Cari amici viaggiatori, benvenuti nella splendida isola di Procida. Procida, la più piccola delle isole del Golfo di Napoli, è conosciuta con numerosi appellativi, conosciuta come l'isola di Arturo, dal nome del protagonista del romanzo di Elsa Morante, o ancora l'isola del Postino, perché proprio qui Massimo Troisi realizzò forse quello che è conosciuto come il suo più grande capolavoro, ma soprattutto Procida sarà la capitale italiana della cultura nel 2022, un vero record per un'isola così piccola. Il cielo grigio non mi impedisce di apprezzare lo sbarco a Procida, in quello che è il borgo di Marina Grande, porto principale dell'isola, dove si trova anche la chiesa di Santa Maria della Pietà. Ci spostiamo subito verso la parte più alta dell'isola e raggiungiamo il promontorio di Terra Murata, a quasi 90 metri d'altezza. In questo che può essere considerato il nucleo storico di Procida si trovano numerosi siti di interesse, come ad esempio Palazzo d'Avalos, anche conosciuto come ex carcere. Risalente al 500 ha ricoperto numerose funzioni, prima come palazzo signorile e residenza dei Borbone e infine come carcere fino al 1988. Poco lontano ecco l'abbazia di San Michele, intitolata al patrono di Procida. Risalente all'XI secolo, quella che possiamo visitare oggi però è il frutto delle ricostruzioni avvenute nel corso del Cinquecento. Da non perdere la grotta ricavata in una delle cappelle laterali e dedicata alla Vergine, con gli ex voto dei fedeli affissi sulla parete. E ancora la statua di San Michele, custodita all'interno di una teca. Uscendo dalle mura del borgo di Terra Murata, è d'obbligo una sosta sul belvedere dei Cannoni, da cui potrete godere una vista sulla Corricella da mozzare il fiato. Con le sue tante case colorate addossate le une sulle altre, il borgo marinaro della Corricella è senza dubbio la cartolina che ha reso celebre Procida nel mondo. Nemmeno il grigiore del cielo riesce a scalfire il fascino di questo luogo, un luogo divenuto celebre anche grazie a Massimo Troisi, che proprio qui girò alcune scene del suo film Il Postino. Nascosto tra i palazzi dalle spalle della Corricella, ecco Casale Vascello, uno dei luoghi segreti da vedere a Procida. Questo casale è stato uno dei primi nuclei abitativi formatisi sull'isola, con abitazioni scavate nella roccia e racchiuse in una corte interna per proteggersi dalle incursioni saracene.
da non perdere poi le sue tante spiagge, come quella della Chiaiolella, che in una giornata di sole vi regalerà istantanea e mozzafiato ed un ottimo motivo per godervi il relax che Procida ad offrire. E qui da Procida per oggi è tutto, ma l'appuntamento con me è per la prossima avventura.